Oggi 15 giugno 2017, giornata molto importante perché finalmente è stato messo uno stop al roaming internazionale all'interno dell'Unione Europea. Però ci sono davvero un sacco di cose da sapere, alcune limitazioni, altre parti ancora poco chiare. Con questo video cercherò di trovare una risposta a tutte le vostre domande per evitare che anche a voi, come è successo al sottoscritto, cominci a fumare il cervello nel tentativo di capirci qualcosa. Allora, prima di cominciare vi faccio un attimo un inquadramento della situazione che ha portato l'Unione Europea a stabilire queste nuove regole. Bene, fin dal 2007 gli Stati membri si sono impegnati affinché venissero aboliti, prima gradualmente ridotti e ora aboliti, questi costi di roaming, che erano particolarmente elevati perché nel momento in cui voi vi trovavate all'estero vi dovevate affidare ad un operatore di quel paese e il vostro operatore italiano avrebbe dovuto pagare all'operatore estero tutto ciò che voi andavate a fare con il vostro smartphone o telefono, e tutti questi costi alla fine ricadevano sull'utente con delle cifre veramente enormi. Quindi ci è voluto che tutti gli operatori europei o comunque i principali si mettessero d'accordo per stabilire delle regole. Vediamo quali sono. Allora, in linea teorica l'obiettivo finale è quello di non andare più a pagare dei servizi extra, dei costi extra quando vi trovate all'estero, ma semplicemente pagare quello che pagate nel vostro paese di residenza. Però ovviamente ci sono delle limitazioni. In primo luogo voi dovete dimostrare di recarvi all'estero per brevi soggiorni di lavoro, di vacanze eccetera, ma non di risiedere in pianta stabile in un paese all'estero e utilizzare una SIM italiana, perché in questo caso l'operatore vi andrà prima ad avvertire e poi andrà ad applicare, insomma, dei sovrapprezzi mica da ridere. Come fa l'operatore a capire se voi siete all'estero oppure in Italia? Beh, vi sottoporrà ad un periodo di test di 4 mesi. In questi 4 mesi voi dovete dimostrare che per la gran parte del tempo vi trovate in Italia e non all'estero. In secondo luogo, e queste sono le altre limitazioni, quando vi trovate all'estero non potete fare proprio quello che vi pare, soprattutto per quanto riguarda il traffico dati, ma ci sono delle limitazioni che ora andrò a spiegarvi. In realtà però per gli SMS e per le telefonate il metodo, il calcolo che porta allo stabilire queste limitazioni è complesso, per cui alla fine non va a toccare, non va ad imporre grossi limiti, per cui tenete come base che le telefonate e gli SMS dall'estero non costeranno più che in Italia. Ma attenzione, se voi vi trovate in Italia e chiamate un telefono all'estero si applicheranno normalmente tutti i costi che sono stati previsti fino adesso, quindi quelli per le chiamate internazionali, che non sono assolutamente pochi. Quello che potrà cambiare per voi è se quando vi trovate all'estero ricevete una chiamata dall'Italia, a voi che siete all'estero non verranno addebitati dei costi. Inoltre, se siete all'estero e chiamate un telefono in Italia, anche in questo caso non verranno addebitati dei costi aggiuntivi. Ma attenzione, se vi trovate all'estero e andate a chiamare un telefono non italiano, ma sempre però dell'Unione Europea, verranno comunque applicate tutte le tariffe che ci sono in questo momento internazionali, perché è come se voi foste in Italia e chiamate un telefono all'estero, e in questa situazione non cambia niente. Chiarita tutta la parte delle telefonate e degli SMS, ora concentriamoci sul traffico dati, che è sicuramente quella dove ci sono più regole, più situazioni controverse e dove verosimilmente vedremo ancora nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, tante cose cambiare. Qui ovviamente ci sono dei limiti e cambiano da operatore a operatore. Diciamo che però fuori dalle varie agevolazioni previste dai propri operatori, quindi se non avete alcun tipo di opzione che riguarda il traffico, che include del traffico dati, se invece esaurite i bonus che dopo andrò a spiegarvi, andrete a pagare una certa cifra molto precisa, che è 7,70 euro per gigabyte di traffico. Questa cifra poi andrà a ridursi molto fino al 2022, in cui verrà posizionata a 2,50 euro al gigabyte. Ora, se non avete opzioni che includono traffico dati, vi tocca pagare questo e quanto. Se invece avete delle opzioni di traffico dati, potrete sfruttare questi dati al 100%, oppure non al 100%, ma quasi, a seconda dell'operatore. Liquidiamo subito i due più semplici, di quelli maggiori.
ovvero TIM e 3. TIM e 3 non impongono nessun limite all'utilizzo dei dati, quindi se voi in Italia avete, che so, 30 GB, potete utilizzarli tutti e 30 anche quando siete all'estero. Lo stesso vale anche per Coop Voce e per Poste Mobile, che non impongono alcun limite, ma limitano queste nuove regole del roaming solo ad alcune tariffe. Però diciamo che nella maggior parte di quelle che includono anche dati non avrete nessun problema. Trovate però maggiori dettagli su questi operatori virtuali nel link in descrizione, dove ci sono tariffa per tariffa le varie differenze. Passiamo invece a Vodafone e a Wind, che hanno delle limitazioni. Ora, se nel vostro piano tariffario avete pochi dati, magari 1 o 2 GB, potrete utilizzarli tutti e due senza nessun problema. La questione nasce quando avete un piano dati illimitato o comunque che include tanti gigabyte, diciamo dai 10 in su. Ecco, in questo caso allora la limitazione come si calcola? Voi dovete prendere quello che voi pagate mensilmente, togliere l'IVA, quindi avere il costo netto senza l'IVA, e con quel costo andare a capire quanti gigabyte potete acquistare al prezzo all'ingrosso del gigabyte in Europa, che vi ricordo essere 7,70 euro. Quindi voi avete la vostra somma mensile, la dividete per 7,70 euro, a questo punto avete un certo valore, questo valore lo dovete moltiplicare per 2. Il tutto si può riassumere in questa formula. Dette in altre parole, il minimo garantito dal vostro operatore sarà il doppio di ciò che potete acquistare con quello che pagate mensilmente rispetto al prezzo all'ingrosso del dato in Europa. È molto più difficile da dire che poi da calcolare. Una volta che riuscite a entrare in questo meccanismo, vedrete che fate frettissima a fare il calcolo e scoprite che comunque ci sono delle limitazioni abbastanza importanti. Poi c'è Fastweb. Fastweb inserisce ulteriori limitazioni, e attenzione, Fastweb lo può fare perché è un operatore virtuale. Gli operatori virtuali hanno, diciamo, degli sconti in queste nuove regole e possono addirittura, volendo, derogare tutto quanto per un anno. Quindi se avete un operatore virtuale che non vi permette sottostare a queste nuove regole, sappiate che per un anno può farlo e comunque ha molte agevolazioni. Ecco, Fastweb impone per esempio un limite di 1 GB di traffico, qualunque sia la vostra opzione. E tra l'altro Fastweb inserisce anche dei limiti per le chiamate vocali e per gli SMS. Una buona notizia, comunque, al di là di tutte queste regole anche un po' complesse, qualcosa che diventerà pane quotidiano e entrerà nella nostra quotidianità sicuramente già a partire dai prossimi mesi, magari già a partire da queste vacanze estive. Direi che per il momento è tutto. Se avete altre domande, fate riferimento al link, all'articolo che vi ho già linkato qua sotto, altrimenti potete lasciarle nel box dei commenti e cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile. Vi invito ovviamente a lasciare un like se vi è piaciuto questo video e ad iscrivervi al nostro canale. Io sono Matteo, vi ringrazio di aver scelto ancora una volta Tutto Android, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!